Buon pomeriggio. Luca Sommi, La bellezza, istruzione per l'uso, pubblicato da Baldini Castoldi. Facciamogli un applauso a Luca, perché avere la Bologna non è semplice. Naturalmente, chi può intervistare uno come Luca? Stefano Bonaia. No, è vero, perché tutto il libro, chi di voi poi lo guarderà o l'ha già guardato, è un'antologia proprio dove si può capire che nel fare, nell'essere, nel dire c'è sempre degli elementi di bellezza, giusto? Ecco, allora io non voglio rubarvi altro tempo, questo è il primo incontro della Voce del Libro del mese di giugno. Voi troverete il piano lì al tavolo prima dell'uscita. C'è una serie di incontri molto interessanti, tutti di grande livello, e noi abbiamo il piacere di avere oggi Luca che inaugura questo ciclo di giugno. Un'altra cosa che, mentre guardavo il tuo libro stamattina, perché non ho avuto tempo di guardarlo prima, ma adesso mi è così, ho trovato una frase che secondo me è giusta. Vediamo se la condividi. Perché interessa soprattutto a uno come me. Dice, la giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque conservi la capacità di cogliere la bellezza non diventerà mai vecchio. Perfetto, io faccio questo. Grazie, grazie molto di essere qua. Dunque, scusa, ma innanzitutto non ho intervisto per niente Luca Sommi, che è un mio amico. Io ho avuto la fortuna di studiare a Parigi con Deleuze, che diceva questa menata retorica che la filosofia fa sempre le domande, si domanda l'interrogazione perenne. Lui giustamente dice che bisogna anche dare delle risposte ogni tanto ai filosofi, non solo farsi delle domande. Per cui io non intervisto Luca, adesso vi faccio introdurre un momento alle cose. Dico qualcosa sul libro e magari non sono capace, devo fare così, mi devo abituare a masticare il microfono, non sono capace. E dunque, dopo dirà qualcosa Luca, ma io facciamo una piccola riflessione insieme. Non è un'intervista, non sono capace di intervistare. Se vuoi cominciare tu. Per questo ti ho chiesto di venire. Vuoi cominciare tu a dire due cose? Se vuoi? Sì, comincia a te. Si sente innanzitutto, perché. Ma potete anche sedervi più avanti, c'è posto, perché siete, vedo molti in fondo, avvicinatevi, facciamo un corpo a corpo di parole, no, perché qua c'è pieno di posti, vedo gente in fondo così. Allora, tutte le volte che invece mi intervistano su questo libro, che è un elenco ragionato di cose universalmente riconosciute belle, non le ho scelte io, è una mia selezione, di cose però che hanno passato il vaglio dei secoli, sono dei classici, no? I classici ci parlano eternamente. E mi dicono, ma qual è il filo rosso che lega questi 50 capitoli? Io non sono mai riuscito a trovare una risposta, se non oggi in treno, venendo a Bologna, scusate, perché sapendo di avere qui Stefano Bonaga, che lo dico a scanso di equivoci, per me è uno degli uomini più intelligenti d'Italia, che, attenzione, dice cose intelligenti, perché io conosco molti intelligenti che dicono stupidaggini quasi sempre, cioè hanno un'intelligenza su una cosa, magari c'è quello che sa tutto sull'arte, ma poi quando parla di altro è un disastro, c'è quello che sa tutto sul vino, ma quando parla di altro è un disastro, lui non è mai un disastro, lui è un uomo intelligente che dice cose intelligenti, quindi mi sono detto, essendo con un uomo così intelligente, devo dire cose, tentare di dire cose intelligenti. Il filo rosso che lega questi 50 capitoli l'ho pensato oggi in treno, c'è il libro già stampato. È un'esortazione a sviluppare un'autonomia critica sulle cose della vita, sviluppare una maturità critica sulle cose, cioè prendere questi tasselli, farli propri, che se ha funzionato con me, che sono decoccio, come dicono a Roma, funziona con tutti. Aiutano ad avere uno sguardo sulle cose della vita. Dunque è un libro che fa un elenco di bellezza, non solo estetica, ma una bellezza soprattutto etica. L'articolo 3 della Costituzione, che esorta, ed è il mio preferito, perché è l'unico che non dispone, esorta la Repubblica a rimuovere tutti gli ostacoli di carattere sociale e economico
che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Mi viene la pelle d'oca quando lo sento leggere, è bellissimo, è la belle... vale un Caravaggio. Quindi questo libro vi parlerà poco di bellezza estetica, ma punterà molto il dito sulla bellezza etica, sul Tolstoi pacifista, sul Voltaire che non accetta che viviamo nel migliore dei mondi possibili, su Dante che non accetta nulla del suo tempo. Quindi è un insieme di elementi ragionati col tentativo di semplificarli che A, vi aiuteranno nella vita quotidiana, ne sono certo, B, magari vi invoglieranno a leggere quel libro, perché mentre Anna Karenina, che è uno dei primi capitoli, magari l'avete letto, però A Rebours di Huysmans pochi l'hanno letto, ed è un'esasperazione estetica quella di Huysmans. Ho fatto, come dire, in negativo, ho fatto vedere che la perversione estetica porta a disastri, così come ho fatto il capitolo sulle piante, perché ho molta sensibilità verso il mondo vegetale e anche quello animale, oltre che quello umano ovviamente. Ho messo tutte le volte che l'uomo, dalla Bibbia a Mallarmé, ha antropomorfizzato la pianta e l'ha fatta diventare come noi. Quindi noi, nel vedere la pianta che commette i nostri stessi errori, magari riflettiamo sui nostri. Quindi è una guida etica, o meglio, mi piace definirla così. Ecco, dunque, indipendentemente dal fatto che lui mi sopravvaluti, io lo stimo molto, non è per questo. Appena ho letto il titolo, ho detto c'è qualcosa che non va, in effetti, perché il titolo è in qualche modo contraddittorio, perché non si possono dare istruzioni per la bellezza. Adesso ne parlerò. In realtà mi verrebbe da dire istruzioni per la saggezza o per un vivere in maniera decente, lo dirò dopo, con stile, che è la mia versione per l'anima, è la versione degli atei per l'anima, almeno di me ateo per l'anima. Naturalmente la bellezza è un tema che ha di riflessioni interminabili dai greci, ne hanno detti di tutti i colori, è un tema complicatissimo da tutti i punti di vista, anche perché la parola bello delle volte la usi veramente, ma che bello, che bella giornata, oppure che bello andare al cinema. E dunque, parto da un classicissimo che se ne è occupato in maniera, diciamo, strategica. Kant, Immanuel, analizza la bellezza nella Critica del Giudizio secondo le sue quattro categorie, che sono qualità, quantità, relazione e modalità. Rispetto alla qualità, dice Kant, la qualità della bellezza è il suo essere disinteressato, non appartiene né alla proprietà né anche impone atteggiamenti morali. Il carattere, questo è Kant, poi dopo. Rispetto alla quantità, per lui la bellezza è ciò che piace universalmente, dal punto della, non ad alcuni, ma a tutti, una specie di moto spontaneo dello spirito che riconosce la bellezza quando la... È molto difficile definire ontologicamente la bellezza in maniera, anche perché ha una varietà tale di usi e di esperienze, che quindi provo a dire qualcosa dopo. Rispetto alla relazione, non c'è nessuna, rispetto alla relazione, alla bellezza non ha nessuno scopo, ha una sua autonomia che non pretende nessun progetto. E rispetto alla modalità, Kant dice, è necessaria. La modalità è appunto uno degli aspetti della modalità, dell'essere, la sua necessità oppure la non necessità, eccetera. E quindi la necessità dell'accordo col bello. Secondo lui, rispetto alla bellezza c'è un naturale accordo necessario, non riesce a contestarla. Proviamo a dare una piccola definizione di cui mi vergogno, perché l'ho detto il tema. La bellezza è una passione, uno stato passivo di piacere che non richiede alcuna risposta, un dono che non prevede restituzione o, diciamo, riconoscimento. Naturalmente con questa definizione non torna il titolo di lui, perché in realtà Luca Sommi giustamente l'ha detto con chiarezza, questa, cioè, una istruzione per l'uso della bellezza vuol dire in qualche modo, leggendo dei testi che possiamo dire, oltre ad essere profondi, sono saggi e in qualche modo ti producono anche l'effetto di bellezza, di una saggezza profonda e libera, come usarla, questa bellezza non definibile in assoluto, ma inevitabilmente associabile ai grandi testi.
Dunque, si tratta di cosa? Sì. Questa antologia, cosa vuol dire antologia in greco? È florilegio, è una raccolta di fiori del pensiero. Anche solo la parola florilegio dà l'idea che il fiore è bello, è l'aspetto primo del fiore, anche il fiore in qualche modo apparentemente inutile, però produce piacere. Istruzioni per l'uso, a quale fine? Nella mia interpretazione naturalmente, leggendo e conoscendo anche Luca, al fine di uno stile umano ormai tendenzialmente alla deriva, cioè l'attenzione, la gerarchia, il senso dell'autorevolezza in un mondo che è, come posso dire, stratificato in maniera orizzontale, dove qualunque fonte di sciocchezze origina tutta una serie di comportamenti. Non c'è né indirizzo né gerarchia. Noi abbiamo una crisi delle grandi agenzie di autorevolezza della società. La Chiesa, che è autorevole anche per gli atei, perché, come piace dire a me, Dio va preso sul serio anche se non esiste. A me piace dare una definizione di Dio, che Dio insiste e non esiste. Cos'è l'insistenza di Dio? È il fatto che è una non esistenza che produce effetti sul mondo. Quindi Dio fa preso sul serio anche se uno ci crede. Il cerchio quadrato non esiste, ma non produce nessun effetto sul mondo. C'è una bella differenza fra la non esistenza di Dio e la non esistenza del cerchio quadrato. Perché comunque nel bene o nel male, Dio, in nome di Dio, sono fatte cose meravigliose e cose orribili. Dunque la Chiesa, la scuola, la famiglia stanno perdendo di autorevolezza, e nel senso che la vecchia gerarchia che imponeva di prendersi la responsabilità di quello che si dice con i social è sparita o quasi sparita. Bene, senza farla tanta lunga, dunque, innanzitutto questo testo raccolto, diciamo, deliziosamente da Luca Sommi, questa serie di citazioni, poi accenno alla posta in gioco una dozzina, diciamo, di testi scelti, perché viene a dire, nel gioco linguistico, si chiama gioco linguistico perché c'è una posta in gioco. Qual è la posta in gioco della lettura? Dal mio punto di vista, la posta in gioco della lettura di questo libro è: io sono all'altezza di me stesso in qualche modo, sono all'altezza di risorse che posso avere e mi aiutano a riconoscere questi testi. O, naturalmente, la cosa più meravigliosa da questo punto, dopo lo cito, è la frase di Giordano Bruno, no? Meglio la morte che una vita imbelle. Pensate la potenza e anche la drammaticità di questa frase in un mondo dove si commercia tutto, si scambia tutto contro tutto, dove come posso dire, la promessa non è mantenuta, dove la gente non dice quello che fa e non fa quello che dice, generalizzando naturalmente. Ora, la generalizzazione è un processo utile, basta che uno non pensi che rappresenta tutti gli individui, ma in generale sta succedendo questo. E per quello che dico, ma mi piace personalmente come ateo di sostituire la nozione di anima con quella di stile, uno stiletto, come dice Derrida in un bellissimo articolo, cioè qualcosa, il duro e tagliente di un essere umano sano, e dunque presente a sé in ogni circostanza della vita. Lo stile lo si vede nei momenti difficili e nei momenti buoni, e questo in qualche modo ciò che rimane, diciamo, in maniera permanente in un essere umano, non tanto i suoi comportamenti in quanto tali, ma lo stile dei suoi comportamenti. Vi leggo, poi dopo passiamo la parola a lui. Comincia con su San Francesco. E qual è in qualche modo il dono che ci fa San Francesco? La semplicità di vita, diciamo così, l'essere sufficiente di una vita a se stessa anche nella semplicità. Poi c'è la citazione di Tolstoi, che in qualche modo accenna al tema, al posto in gioco, il superamento del senso di colpa. Il Gramsci, l'indifferenza, testo sull'indifferenza, che è l'ignavia in Dante, cioè non decidere, e Dante è, diciamo, durissimo con gli ignari, dà le punizioni addirittura quasi, non so, anche volgari, anche sì, esattamente. Poi c'è un poeta, Wilcock, che magari non conoscete,
in cui la posta in gioco è la creatività. E poi c'è una riflessione sulla guerra da Tucidide a noi, la cui tesi fondamentale è la guerra è voluta dai potenti, muoiono sempre gli altri, è voluta dai potenti, ma muoiono sempre invece i disgraziati. Balthus, una cosa bellissima, in cui si parla dell'arte come vittoria sul tempo, in qualche modo la cristallizzazione del tempo, come posto il tempo ridotto all'istante del godimento artistico. Giordano Bruno, che è uno del mio podio nella vita, dei tre che lo amo, adesso è uno dei tre, inutile che dica gli altri, perché poi saranno fatti miei. Comunque Giordano Bruno è una cosa che da brivido tutte le volte che lo si legge. Dunque il coraggio di morire rispetto a una vita imbelle, come dice. C'è un articolo, si parla di Picasso e dei suoi quadri contro la guerra nazista, che rilevano proprio nella figura l'orrendità della guerra. Dostoevskij, anche il tema in questo caso è la bellezza come campo di battaglia fra Dio e Satana addirittura. E Giuseppe Verdi è analizzato secondo un criterio strano della convivenza in lui dell'alto, l'altissimo e il basso, cioè di sciocchezze di cui era interessato e la sua profonda genialità. E poi una poesia sulle ragazze come shock, e poi dico arrivo alla dodicesima, passano 50, quindi. E naturalmente Pericle è la visione di Atene rispetto alla visione di Sparta. Pericle dice espressamente nel suo discorso famosissimo: noi Atene formiamo l'uomo, mentre invece gli spartani formavano il cittadino combattente che era funzionale allo Stato. Invece in paese è un salto, diciamo, umanistico particolarmente rilevante. Ho finito la mia tiritera per adesso, poi continuiamo dopo. Allora, andiamo in ordine. I capitoli sono tutti collegati. C'è Gramsci che fa il suo famoso J'accuse contro gli indifferenti, che sono coloro che non si sporcano le mani. Coloro che non prendono parte, quelli che non sono partigiani dell'una e dell'altra parte. E c'è Dante con gli ignavi. Dante gli ignavi non li mette all'inferno, prima dell'inferno, prima dell'ingresso, e non li mette all'inferno perché dice, Virgilio dice a Dante, se stessero all'inferno farebbero sentire migliori i peccatori, perché loro non hanno commesso peccati, ma il fatto di non stare né col Papa né con l'antipapa né col re né con l'antire, cioè non essersi mai sporcati le mani e aspettare di salire sul carro del vincitore, fa sì che non ti curar di loro ma guarda e passa, non sono neanche meritevoli di una nota, di uno sguardo. Tolstoi, ho indugiato molto su Tolstoi e Dostoevskij, non perché ci fosse bisogno, cioè stiamo parlando di coloro che hanno fatto nascere la letteratura russa insieme a Pushkin, insieme a Gogol. La letteratura russa prima dell'Ottocento non esiste, nasce nell'Ottocento con loro, era una letteratura, scrivevano in francese addirittura, non esisteva una letteratura nazionale, nasce con loro, però ha dominato l'Ottocento, così come la letteratura tedesca nasce con Goethe prima, mentre la nostra e quella francese hanno storia molto lunga. Perché Tolstoi? Perché è un russo. Dostoevskij è un russo, sono europei. E c'è qualcuno che ha tentato di censurare gli scrittori russi, se siamo proprio al paradosso dei paradossi. Lev Tolstoi, nel suo carteggio con Gandhi, ispira Gandhi al pacifismo. Tolstoi era una sorta di papa laico, una personalità riconosciuta in tutto il mondo, era forse l'uomo più famoso del mondo nell'Ottocento. E aveva una tale autorevolezza che se andava anche contro lo zar, poteva sì essere punito, ma il popolo stava con lui. Era una sorta di totem vivente che è pacifista. E allora cito Guerra e Pace, che è il più grande romanzo sulla guerra. Sapete che lungo tutti i capitoli Lev Tolstoi ci racconta dell'invasione napoleonica in Russia, della presa di Mosca, presa sfortunata, ma quello è. Tant'è che quando le truppe napoleoniche superano il confine russo, esattamente il contrario di quello che sta accadendo adesso, dice, e in quel momento si compie la cosa più contro natura e contro la ragione umana, la guerra. Non c'era stato ancora Freud, forse contro la natura umana non l'avrebbe scritto, se fosse già passato Freud. E ci racconta della borghesia russa e dell'invasione napoleonica, però mi sono fossilizzato sull'ultimo capitolo.
che è l'epilogo. Tolstoi si tiene l'epilogo per fare una riflessione di carattere filosofico sulla guerra e si chiede perché scoppiano le guerre. Naturalmente non ha risposta, però si fa una domanda retorica, anch'essa senza risposta, che dice una cosa fondamentale: perché un ragazzo di 19 anni è disposto a uccidere un altro ragazzo di 19 anni che non conosce per motivi che oltre a trascenderlo non lo riguardano neanche? Perché? Semplicemente perché hanno una casacca diversa? E guardate che i ragazzi ucraini che stanno morendo non sono diversi dai ragazzi russi che stanno morendo. Coloro che decidono la guerra non muoiono mai, muoiono sempre gli altri, coloro che non la vorrebbero. Non si dà risposta, però dice una cosa molto importante, dice che il destino dei popoli, oltre che in mano a Dio, è in mano in ogni momento storico a una manciata di persone, e se in quel momento storico quella manciata di persone è quella sbagliata, accadono i disastri. Lo scrive a metà dell'Ottocento, benvenuti nel 2023. Poi, naturalmente, su Dostoevskij, indugio molto su Giordano Bruno, perché anche Giordano Bruno è il mio podio degli eroi, no? Giordano Bruno, in quel 17 febbraio 1600, in Campo dei Fiori, prima che accendessero il rogo per bruciare l'eretico, gli chiesero in quell'ultima istanza se volesse abiurare. Gli avevano già chiesto. Lui aveva detto di sì, ma privatamente. Loro hanno detto no, deve essere pubblicamente. Lui non voleva morire, la Chiesa non voleva ucciderlo per non fare il martire, ma poi si sono infilati in un cul-de-sac dal quale non si è usciti. Quando è già sul fascio di legno, pronto ad essere appiccato il fuoco, e stanno lanciando il De Umbris Idearum, il libro Galeotto sulla sua inquisizione, gli chiedono se volesse cambiare idea. E lui dice, avete più paura voi nel pronunciare questa sentenza che io nell'ascoltarla, e lì si accende il fuoco. Sosteneva che l'universo infinito, che probabilmente l'anima migra da corpo a corpo, che la resurrezione di un uomo in carne ed ossa non è dimostrabile ontologicamente, diceva cose che oggi, bene o male, credenti e non credenti, abbiamo metabolizzato. L'hanno ucciso per questo. Miracolosamente c'è una statua in Campo dei Fiori a Roma, la città che l'ha ucciso, ma è stato un miracolo che ci sia quella statua, perché solo in epoca risorgimentale si poteva fare una statua del genere. Hanno dovuto lottare anche in quel momento per farla. Giordano Bruno ci esorta a non accettare le verità così come ci vengono dette. Voltaire, scrivendo il Candide, ci esorta a non accettare le verità così come ci vengono dette, ma a metterle in discussione. E non è detto che la nostra battaglia d'avanguardia nel mettere in discussione la parola dell'autorità costituita sia fondata sulla ragione, come l'utopia, no? Non si raggiunge mai, ma stai camminando. Ecco, esorta a lottare per le proprie idee quando sono frutto di un costrutto di studio, di pensiero, non soltanto emotive, perché l'emozione emotiva, sì, un'emozione non ha voce, no? Cantava, però rimane lì. La Divina Commedia non la si può leggere col cuore, non la si può leggere provando l'emozione, va letta con la ragione. Allora sì che proverai l'emozione, ma solo attraverso la ragione entrerai nel mistero, ammesso e non concesso che se ne possa uscire, nel mistero del viaggio oltremondano di Dante Alighieri. Quando cito San Francesco, lo cito da agnostico. Io non sono un credente, però sono convinto, come diceva giustamente Stefano, che la parola cristiana, sia tu sia credente, sia tu non lo sia, non fa male. Presa nel suo valore primordiale, non fa male. Da ateo, Cristo non è il padre, è il figlio. Esatto. Curiosamente, una parentesi rapida, unica religione monoteistica in cui Dio si fa uomo, si fa carne, ed è quella che più si oppone alla carne nella sua tradizione morale e moralistica rispetto alle altre. Già questo è curioso. Ma tuttavia Cristo è una rivoluzione vera nella storia, diciamo, del pianeta, perché ha lanciato il tema della caritas, dell'amore, agape in greco, che non esisteva né a Roma né a Grecia. Tanto è vero che io, un piccolo episodio personale ma ha senso rispetto al discorso in generale, ho polemizzato affettuosamente con Zuppi, che è una persona meravigliosa, perché io disprezzo nel mio piccolo profondamente Ratzinger, il quale, fra tutte le sciocchezze che ha fatto, ha scritto anche l'enciclica
La caritas in veritate, ovvero sia l'amore alla luce della verità, che se applicato vuol dire che al Family Day vanno tutti puttanieri divorziati d'Italia per celebrare la verità della famiglia cristiana, mentre invece questo Papa e anche Zuppi stanno scrivendo nei fatti, l'enciclica, diciamo nei fatti, la veritas in caritate, e cioè la verità alla luce della carità. È sempre l'amore che illumina la verità, tant'è vero che, mettendosi in una situazione imbarazzante dal punto di vista teologico, questo Papa ha detto: chi sono io per giudicare gli omosessuali, senza arrivare a una definizione dottrinale in cui, perché contrasta con tutta la teoria della sessualità del cristianesimo, ma dal punto di vista pratico stanno scrivendo proprio quest'altra enciclica, la verità alla luce della carità, che c'è una bella differenza. E dunque, quando dicevo che Dio va preso sul serio, perché, scusate, un'altra piccola battuta, una bugia, una cosa che mi fa impazzire, una bugia, quando tu hai ben detto che è una bugia, non è che è finita lì la storia, sono gli effetti della bugia, eh? Ad esempio, Lorenzo Valla ha dimostrato nel Rinascimento che la donazione famosa di Costantino dei beni materiali alla Chiesa era un falso. Non è che quando ha scoperto che è un falso la Chiesa ha restituito tutti i beni, no, anche se un falso, bisogna considerare anche gli effetti della bugia. Si è denunciato che è falso, ma gli effetti dell'enunciato sono reali, quindi va considerata anche questa. Non si emenda una bugia semplicemente sottolineando che è una bugia, vorrebbe in qualche modo neutralizzarne gli effetti, a dire un pensiero che dal mio punto di vista riguarda la fattualità, quello che succede davvero. Anche i terapiatisti dicono delle stronzate, tuttavia sono i milioni che fanno dei danni. Quindi non basta dire guarda che la terra è tonda. Cioè la verità enunciata è molto differente dalla verità praticata. E dunque certamente che va preso sul serio il cristianesimo in tutta la sua bellezza e anche in tutta la sua pericolosità, perché i nomi di Dio ne ha fatti di tutti i colori. Tutto sacrato. No, la pericolosità c'è nel cristianesimo, ma anche nei laici, cioè dico, la pericolosità, sì, sì, no, di qualsiasi momento. Certo. No, ma quello che voglio dire, anche cose bellissime, il nome del Cristo, le cose bruttissime, e quindi al contrario di Pier Giorgio Di Freddi, che pensa che una volta che si è smontata logicamente la base teorica salta tutto, non salta un bel niente, quindi vi a prendere sul serio mi viene di dire anche le bugie quando hanno degli effetti. Quindi a maggior ragione, ma quest'anneso la prego sul serio. Allora, il fatto che ci sia nel primo capitolo San Francesco, no? Analizzando il punto in cui lui, come diceva giustamente Stefano, sente di non abbisognare. L'ambizione massima di una persona, uomo o donna che sia, è quella di arrivare al punto di non abbisognare. La felicità è quella cosa di quando non hai bisogno di qualcosa. C'è anche un capitolo sulla felicità che parte da padre Malebranche e arriva ad oggi, che felicità è una condizione che tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella vita, tutti, anche il più disperato, una volta è stato felice, ma non è dovuta a cose oggettive. C'è un giorno in cui il nostro io straripa nel mondo, diceva padre Malebranche, che così, senza un motivo apparente, i greci chiamavano eudaimonia, no? Eu, buona, daimon, sorte, buona sorte. Daimon è un dio, appunto, della sorte, esatto, che ti protegge, se è uno. La Stimmung, come la chiamano i tedeschi, che è la distanza tra il mondo ideale che hai e il mondo reale. Più il mondo ideale che hai in mente è vicino al mondo reale, più sei felice. Più è lontano, tu vuoi fare l'ingegnere e fai il ragazzo di Deliveroo, sei infelice. Tu hai studiato per fare ingegneria e fai l'ingegnere, sei felice. È una cosa abbastanza semplice. Posso intervenire? Sì. Su questo, visto che la felicità mi piace parlare di gioia, e vorrei dire, grazie a quel che Dio lo benedica, Baruch Spinoza, definizione insuperabile di gioia e di tristezza. Che cos'è la gioia, dice Spinoza? È il sentimento dell'accrescimento della nostra potenza, e la tristezza è il sentimento del decrescere della nostra potenza. Ma dove per potenza ci volete mettere l'età, il sapere, la passione, la conoscenza, il talento, tutto ciò che cresce all'interno di te ti dà gioia, tutto ciò che decresce ti dà tristezza. E siccome il tema
di fondamentale etico di Spinoza sono le passioni gioiose contro le passioni triste, è un criterio meravigliosamente semplice. Politica triste, non buona. Politica gioiosa, buona. È tutto. Rapporto triste, non buono. È un pensatore di una profondità estrema, che però si può ridurre anche alla semplicità dell'atteggiamento. Quindi, più che la felicità, che ha in qualche modo una pretesa di prolungamento, una specie di aspettativa che sia una condizione ripetibile o comunque continuativa, e il momento della gioia è un momento che veramente ha esperito da tutti in qualunque momento della propria vita, anche del più. Ma proprio perché la felicità non è dispensata in sorte, non è affar nostro, non possiamo ricostruirla. L'uomo arriva fino a dove arriva Spinoza, alla gioia. Poi la felicità, che è quell'attimo dove davvero l'io straripa nel mondo, mentre il momento della gioia lo puoi ricostruire, sì, se il desiderio di potenza trova compimento. Sì. Allora, uno dice, perché c'è Giordano Bruno e San Francesco? Perché io sono uno non sono uno dell'out-out, o di qui o di là, sono uno che cerca di prendere il buono che c'è in ogni parte. E lo dico perché Dante Alighieri, tornando a Dante, nella Divina Commedia trova uno stratagemma straordinario per non far confliggere la visione antropocentrica del mondo, cioè i non credenti, con la visione teocentrica del mondo, coloro che credono. Allora, sono due sponde del fiume e non possono confliggere per definizione, perché chi è nella visione teocentrica, cioè crede in Dio, appartiene a Dio. Si dice che in teologia non sono ammesse domande, sono solo buone le risposte, è così. O appartieni a quelle risposte, se no con la razionalità non ci arriverai mai. Quindi chi è credente appartiene a Dio. Chi è dall'altra parte del fiume, che sta nella filosofia, nella visione antropocentrica, dove tutto deriva dall'uomo, anche Dio è costruzione dell'uomo, non ha risposte, ha solo domande. In filosofia sono ammesse solo domande, non sono risposte definitive. Come fa Dante? Pensate, l'intelligenza di quest'uomo che, oltre a fondare la lingua con la quale ci stiamo parlando e oltre a cogliere l'archetipo di chi siamo, infatti dopo 7 secoli ci ha fotografato esattamente come siamo oggi, lo diceva Benedetto Croce su quest'onda, l'uomo potrà anche andare su Marte, ma quando si alzerà la mattina i suoi problemi rimarranno sempre gli stessi. Bene, Dante li fotografa e ce li dice. Ma la cosa miracolosa di questo libro, il più grande libro mai scritto da un cristiano, dice Borges, qual è? È che non fa confliggere le due visioni del mondo che dicevo poc'anzi, costruendo, Dante in carne ed ossa costruisce retoricamente il poeta che sta scrivendo la commedia, che a volte si rivolge a noi, e costruisce retoricamente il poeta che la cammina. Il poeta che la scrive è un cristiano, mi verrebbe da dire, di stretta osservanza, che Paolo e Francesca li caccia subito all'inferno in quanto lussuriosi. Il pellegrino che cammina all'inferno, quando li incontra, sente la loro storia e sente le tre terzine che partono con la parola amore, forse riflette e dice, ma non era passione, era amore. E cosa succede? Dopo il racconto dice, caddi come corpo morto cade, sviene il racconto di questo amore passionale, quindi li perdona. La visione teocentrica, il Dante scrivente, la visione più laica, l'uomo che frequenta il dubbio è quello camminante. Dante coglie questa cosa e a me piace esortare a non prendere come Pier Giorgio Di Freddi che se una cosa non è dimostrabile attraverso formula non è, ma ridurremmo il mistero della vita semplicemente a ciò che vediamo e tocchiamo. La vita credo sia molto di più di ciò che tocchiamo e vediamo. Approfitto di questa tua citazione di Paolo e Francesca per sottolineare uno dei più grandi equivoci interpretativi della storia della letteratura italiana, quella frase amor che nulla amato a mal perdona. Allora viene tradotto l'amore che non consente a colui che è amato di non controamare, mi prese di costui piacere più forte, eccetera eccetera. Allora dico, ma Dante cos'era, ricoglionito, che sono milioni di persone con la lingua lunga che amano senza essere riamati, e dunque cos'è sta menata qua? Ma perché l'avete tradotto male, perché Dante intende quell'amore reciproco che scatta reciprocamente, quel colpo di fulmine che è uno degli aspetti dell'amore, mi ha preso di costui il piacere, eccetera eccetera. Quindi lei racconta di un amore reciproco, non è che l'amore è necessariamente reciproco. Siccome Dante era uno dei loro più intelligenti di tutti i tempi, faccio fatica a pensare che lui desse per scontato che basta amare qualcuno per essere amato.
Adesso a scuola ti dico l'amore che annulla amato, era una parentesi. Allora, adesso a proposito di amore, vi leggo due passaggi. Ho messo anche alcune poesie, alcuni frammenti di opere che sono significanti a sé, cioè hanno già un significato, però poi magari vi esortano a leggere il libro, eccetera, eccetera. Però le poesie, e ce n'è una alla quale sono proprio affezionato, perché proprio è una dichiarazione d'amore totale che Harry De Luca mi ha regalato, non perché sono amore a me, ma avendo detto queste parole in una trasmissione televisiva che io curo, che si chiama La Confessione di Peter Gomez, dove alla fine dell'intervista mi sono inventato questa cosa che uno si confessa per un minuto e diciamo sempre noi a chi si deve confessare. Quel giorno su 150 puntate Henry De Luca mi dice: Luca, ti chiedo per favore di far decidere a me a chi faccio la confessione. E di fronte a Henry De Luca, uno che a 18 anni era il servizio d'ordine di lotta continua, un po' intimorito, ha detto vai. Lui ha scritto: messaggio all'orango di uno zoo in Indonesia, e l'ha letto. Allora io volevo mettere una poesia di Henry De Luca che si chiama Considero Valore, no? Che è un elenco, Considero Valore, due vecchi che si abbracciano, sapere il nome del vento che asciuga il bucato, bla bla bla, un elenco bellissimo di cose che lui considera valore. Ma questa era inedita, gliel'ho chiesta e me l'ha concessa, ve la leggo. È una dichiarazione, è una forma di scusa, di scuse che lui fa all'orango, allo zoo, segregato nella gabbia, diciamo, ed è una, credo, una dichiarazione universale di scuse a tutto il mondo animale, che oggi stiamo veramente usurpando nel modo più bieco, mettendoli al circo, allo zoo, mettendoli negli allevamenti intensivi, carne schifosa, li imbottiamo di antibiotici solo per noi, cioè li abbiamo fatti come fossero oggetti. Io li detesto questi, perché Giordano Bruno diceva: è tutto un magma universale, tutto tornerà là e tutto si riformerà, non uccidere neanche un ragno perché potrebbe essere stato il tuo migliore amico in un'altra vita. Io non uccido neanche il ragno, non solo per seguire Giordano Bruno, ma proprio per istinto. Sentite le parole di Henry De Luca, è brevissima, però per me è una roba meravigliosa. Messaggio per l'orango di uno zoo in Indonesia. Aspettiamo che finisca. È risieduto al coperto, immenso e solitario dentro un ampio riparo. Mi aspettavo la tua indifferenza a me. Invece ti sei sollevato, sei uscito all'aperto appoggiando il tuo corpo sui tronchi delle braccia e sulle nocche, fino al bordo del fossato asciutto. Hai guardato l'uomo di rimpetto. I tuoi occhi, calmi e fissi, mi hanno scaraventato all'ultimo banco. I tuoi occhi di maestro senza rimproveri chiedevano allo scolaro, arrivato ultimo nel mondo dopo il suono della campanella, perché non ha chiesto permesso prima di entrare? Perché non ci sa stare scalzo sulla terra? Perché non ci sa stare nel presente? I tuoi occhi di nonno all'ergastolo mi hanno scomunicato dall'appartenenza alla natura. Reggerli ho potuto meno di un minuto. Andandomene ho commesso il torto di voltarmi. I tuoi occhi mi seguivano, guardandomi sparire. È una roba... Non è la bellezza? Non è la bellezza dell'amore verso questo povero gorilla che è segregato a fare la comparsa? Una breve riflessione filosofica. Cosa hanno in comune Giordano Bruno e Spinoza, ad esempio? Qualcosa, un concetto che viene da Dun Scott addirittura, che si chiama univocità dell'essere. Cioè l'essere si dice nello stesso modo di tutti gli enti. Che vuol dire che dal punto di vista ontologico una zanzara ha il valore di Einstein. Dal punto di vista prospettico è chiaro che non interessa Einstein e non interessa la zanzara, ma il mondo della zanzara, la ricerca del sangue, come Deleuze quando parla della blatta, non so, anche quelle tre funzioni che ha, hanno la dignità assoluta. Naturalmente noi dobbiamo gerarchizzare dal punto di vista prospettico, è impossibile mantenere nella pratica l'univocità degli esseri, cioè degli enti, l'uguale dignità che ogni ente ha nell'universo, e questo era chiaro sia a Giordano Bruno che a Spinoza. Noi siamo costretti a agire prospetticamente. I valori, questo lo diceva Nietzsche, non ci sono i valori,
ci sono i processi di valorizzazione, naturalmente intendiamoci, per i platonici ci sono i valori, in un altro universo, nell'iperuranio, c'è la giustizia, la bontà, la verità, per chi ci crede, contento lui, contenti tutti, chi non ci crede capisce che non ci sono i valori, ci sono i processi che valorizzano, cioè investimenti reali nel valore, lo fanno apparire il valore, non lo dichiarano. E dunque, questo sarebbe anche interessante per la politica, pensate, parentesi a questo velocissimo, adesso è molto di moda in una politica servita ai media, alla comunicazione, tutto quello che venate lì, a cui risponde generalmente, l'elenco dei cosiddetti valori ed obiettivi, che sono parole, è il lavoro, l'ambiente, la sanità, la scuola, sono parole. Quali sono le attività, l'occupazione di spazi, di salario, di cultura? Questa è la politica, è occupazione di spazi, non è dichiarazione di valori. Una parola diventa un valore quando tu lo attivi, quel valore. E dunque, certamente, dal mio punto di vista, tutto quello che considera la limitazione dell'umano dal punto di vista ontologico rispetto a quello circondo è saggio. Poi è anche inevitabile che a me mi interessi più, non so, mio cugino, diciamo, del gorilla del Brasile, che non c'è, tra l'altro, il gorilla del Brasile, dell'Africa. No. Però non devo pensare che questa gerarchia prospettica, necessaria, corrisponda, diciamo così, con la verità dell'essere. Tutto, ogni ente ha la sua dignità. E quelli che hanno capito questa cosa, che sono sempre stati perseguitati, Giordano Bruno è stato messo sul rogo, Spinoza ha dovuto pubblicare l'Etica Anonima perché l'ha perseguitato per anni della sua vita, hanno perfino elaborato contro Spinoza lo Sharem, ovvero quello che si chiama la come si dice dal punto di vista cristiano, la scomunica, no? Fuori dalla comunità, al punto che non si poteva avvicinarsi a meno di 2 cubiti a Baruch Spinoza, una delle persone più gentili, più buone, più tesore del mondo, e per secoli era impedita la pubblicazione dell'Etica, non si poteva parlare di Spinoza. Dunque, paradossalmente, questa specie di comprensione universale dell'essere è sempre stata una, come posso dire, un pericolo per la società costituita, e sono stati quasi sempre perseguitati questi esseri meravigliosi e trasparenti che, se Dio vuole, cominciano a essere rivalutati. 30 anni fa nessuno era spinozista, adesso sono tutti spinozisti. Deleuze lo era, no? Spinoza Renaissance, adesso sono tutti spinozisti. Bene, sono contento. Allora, è vero. A proposito di questo, c'è un passaggio dei Karamazov di Dostoevsky, che è un romanzo che racconta della famiglia Karamazov. Padre con problemi, figli, la borghesia russa con le problematiche del suo tempo. Però ad un tratto c'è un passaggio cruciale nei Karamazov di Dostoevsky, che è il racconto del grande inquisitore. Igor Karamazov, il più vecchio dei fratelli, prende il fratello piccolo e dice: sto scrivendo un poema sul ritorno di Gesù Cristo in terra. Ah, te lo racconto. Siamo nel XVI secolo, siamo a Siviglia, in piena inquisizione. Sulla piazza di Siviglia la sera prima hanno bruciato più di 200 persone, 200 Giordano Bruno, streghe, poi bella quella cosa che dice: le streghe hanno smesso di esistere quando hanno smesso di bruciarle, vero? Non ci sono più da quando hanno smesso di bruciarle. Bruciano quasi 200 persone. La mattina dopo la popolazione, galvanizzata da questi roghi, rende la piazza gremita e c'è il funerale di una bambina in una bara bianca. Ad un tratto compare un ragazzo, racconta Igor Karamazov al fratellino, compare un ragazzo, tutti si girano e tutti lo riconoscono, senza che lui proferisca parola. E Gesù Cristo è tornato in terra 1500 anni dopo il suo avvento. E lo riconoscono tutti a tal punto che la madre lo chiama e chiede di imporre le mani sulla bambina. Lui lo fa e la bambina risorge. È lui, è Gesù Cristo che è tornato. Problema che in quella piazza c'è anche il grande inquisitore, cioè il capo del Santo Uffizio spagnolo. Lo fa incarcerare immediatamente. Alla notte, con una lanterna, scende nelle segrete del Sant'Uffizio e lo va a trovare. E gli parla. E inizia così.
sei tu? Sei proprio tu? Ma senza aspettare la risposta aggiunge subito, non rispondere, taci. E poi cosa potresti dirmi? Lo so già quello che mi diresti. E poi non hai nemmeno il diritto di aggiungere nulla a ciò che da te è stato detto in precedenza. Perché sei venuto a disturbarci? Già che tu sei venuto per disturbarci, lo sai bene. Non sai che cosa accadrà domani? Io non so chi tu sia e non voglio sapere se sei tu o sei soltanto la parvenza di lui, ma domani stesso ti condannerò e ti farò bruciare a rogo come il peggiore degli eretici. Torniamo là, no? E quello stesso popolo che oggi ha baciato i tuoi piedi, domani a un mio piccolo cenno si precipiterà ad ammucchiare braci al tuo rogo. Lo sai questo, forse lo sai. E tutto l'incontro con Gesù Cristo nella cella è un jacuzzi continuo, dicendo che Gesù ha promesso la libertà, ma loro non vogliono essere liberi, anzi vogliono essere governati. Lui ha promesso una libertà che non è quella che compete a loro, loro vogliono il pane, fa noi garantiamo il pane, però lo strumento in nome tuo lo decidiamo noi. Morale, alla fine di questo monologo, sta per andarsene il grande inquisitore, dice, e non hai niente da dirmi, Gesù Cristo si alza, gli va incontro e gli dà un bacio in bocca. Tant'è che il grande inquisitore bruciano queste labbra di Cristo sulle sue, rimane talmente sbigottito che apre la cella e dice vattene e non tornare mai più. Cioè un gesto di pieno cristianesimo, il bacio, il porgere l'altro, il bacio che sovrasta la violenza dell'inquisitore. Ci sta Giordano Bruno, ci sta la guerra di oggi, ci sta tutto qua dentro. Vedete che è un'esortazione a vedere come i grandi pensatori, come i grandi classici hanno raccontato i problemi che sono nel nostro vivere quotidiano, no? Sì, no, certo. No. Adesso non volete applaudire. No. Una delle tesi di Dionigi, l'ex rettore, è che i classici sono sempre postumi, nel senso che un classico è qualcuno che continua a parlare in continuità anche dopo. I classici superano, diciamo, l'istanza del tempo, non sono contemporanei i classici, vanno al di là. L'altra cosa che mi sento di dire rispetto alla mia irritazione, quando dicono che un classico rappresenta il suo tempo, come se il tempo fosse lo Zeitgeist, come dice, lo spirito del tempo e uno lo interpreta. I classici costruiscono il loro tempo. Tutti i grandi pensatori, i grandi autori, anche i grandi artisti, non è che rappresentano un tempo, sono loro che lo costruiscono e si impara quel tempo anche attraverso loro. Non è che c'è un tempo che va per conto suo, con la sua identità, e poi qualcuno la rappresenta. È una roba che si legge quasi sempre come posso dire, nei libri di scuola media, no? Questo rappresenta il suo tempo, non si rappresenta niente, si agisce, tutto, come dire, tutto è potenza che si esprime. Questo è Spinoza. Quando Spinoza dice Deus sive natura, vuol dire che il mondo è la sua espressione, lo capiamo nel suo esercitarsi, non va da nessuna parte. Infatti il più grande filosofo italiano, che è Corrado Guzzanti, definisce in maniera finale il tema della filosofia, che il senso della vita è la vita, quella che è, e il fine della vita è la fine della vita. Mi sembra definitivo e chiarissimo. Di apprendere atto di questo. Dopo, all'interno di questi vincoli, per cui la vita non ha senso, ma il senso glielo diamo noi, ciascuno dà il senso alla vita, così come ciascuno dà il suo senso alla guerra. La guerra non ha senso, però è piena di sensi, diciamo, proiettati in essa, e soprattutto anche la stessa vita, che non ha senso, non ha nessun fine, ma ha la sua fine. Adottare fino in fondo la radicale, come posso dire, radicale materialismo di questa cosa è una sfida per chi non, semplicemente, non si affida alla bontà di Dio per il proprio destino, che io rispetto, persone che rispetto assolutamente, però sono proprio due paradigmi completamente diversi. Sì, cioè, ho volutamente messo
A proposito del mistero della vita, non ho parlato di Freud, nel senso che a me piace molto citare quando Leonardo da Vinci nella primavera del 1500 arriva a Venezia e per primo da là quella pittura, ci sono anche molti racconti di dipinti, e mi hanno detto ma non c'è il dipinto, beh abbiamo un cellulare in mano, mentre leggiamo guardiamo il dipinto. Da là quella pittura, che poi sarà la pittura veneta, che comincia l'introspezione, cioè non rappresenta più ciò che vediamo, non è più importante la figura, ma è ciò che gli occhi e l'espressione del soggetto ritratto raccontano, raccontano di un'Africa interiore che è l'inconscio. Inizia lui, i poeti e i pittori arrivano sempre prima dei teorici, però poi i teorici ce la spiegano. Freud, che è il più grande, uno dei più grandi filosofi del Novecento, ci racconta quando nel 1908 con Jung va in America e dice la portiamo la peste, perché portano l'inconscio, ossia portano la consapevolezza che la nostra vita non è abitata solo da decisioni razionali, ma c'è un mostriciattolo nero dentro di noi, che ha frutto della nostra infanzia, eccetera, eccetera, che muove noi anche, ed è un conflitto tutta la vita tra la nostra razionalità che vuole imporre una cosa e questo desiderio inconscio, queste pulsioni inconsce che, esorbitanti come sono, confliggono con la nostra ragione. E allora ho citato il romanzo che più e prima di Freud racconta questa cosa, che è Cuore di tenebra di Conrad. Voi lo conoscerete, se non per il romanzo, per il film Apocalypse Now, che è la trasposizione del romanzo non in Africa ma in Vietnam. E Kurz, si chiama Kurz anche il protagonista di Brando, è un uomo che insomma si ribella al governo americano e fa la sua legge in quel villaggio del Vietnam. Così fa il viaggiatore Kurz di Conrad, che prende una nave, entra nel cuore nero dell'Africa in battello e arriva in un villaggio dove non hanno mai visto l'uomo bianco e lo scambiano per Dio e lui si atteggia da Dio e decide ciò che è bene, ciò che è male, in virtù dei propri desiderata. Quindi ci racconta che com'è l'animo umano, a parte che, qui c'è un piccolo capitolo divertente, il titolo del romanzo è Heart of Darkness, il cuore delle tenebre, è stato tradotto in Italia malamente cuore di tenebra, ma è diverso il cuore delle tenebre da cuore di tenebra. Sono due cose, d'altronde il soggetto sono le tenebre che hanno un cuore, là invece è un cuore tenebroso. Il titolo è ancora quello. Fortunatamente hanno cambiato Der Zauberberg, la montagna incantata di Thomas Mann. Non è incantata, Der Zauberberg vuol dire la montagna magica. È lei che magica incanta chi? Non è che lei è incantata da qualcuno. Fortunatamente 5 o 6 anni fa dell'ultima traduzione è diventata la montagna magica. Ma ci siamo sempre bevuti la montagna incantata, come se la montagna alla vista dell'uomo rimanesse stupita. Zauberberg. Il viaggio di Conrad dentro quell'Africa interiore, che però è un'Africa fisica, è il viaggio che possiamo o tentiamo di fare noi quotidianamente dentro la nostra Africa interiore, perché le grandi opere d'arte sono tutte allegoriche. I romanzi sono tutti allegoriche, non narrano di una storia, è tutta allegoria di un altrove, si racconta un particolare per raccontare il generale. Ecco, io ho cercato di, come dire, prelevare alcuni passaggi di opere universalmente riconosciute e intramontabili per accompagnare dentro queste meraviglie che basta una lettura che la giornata svolterà, la vita sarà migliore, sarà in quella gioia spinoziana che non arriverà forse alla felicità, ma sentirà la nostra potenza esplodere, esatto, dentro di noi. Allora, naturalmente, se qualcuno di voi vuol dire qualcosa, la bella idea che dovete chiedere, chiedete, non siamo mica dei jukebox, no? Interventi che vi interessa fare, se uno vuol dire qualche cosa, se volete anche chiedere, ma non è obbligatorio, che normalmente si chiede al relatore, invece uno ha qualcosa da dire sulla base di quello che ha ascoltato e se vuole lo dice. Naturalmente non siete obbligati, come mi sembra di capire che non avete nessuna voglia. Allora leggerò una cosa, siamo in chiusura, facciamo quell'ultimo ragionamento, leggo una cosa. Proprio perché Dante Alighieri ci racconta il viaggio oltremondano, tenta di spiegarci il mistero del cristianesimo, tenta di capirci che in fondo la vita, il segreto della vita è l'amor che muove il sole e le altre stelle, e ce lo dice nell'ultima riga, il segreto della vita ce lo dice alla fine, dopo aver attraversato tutto e di tutto. Amore però che
non è solo amor che nulla amato mar perdona, è anche amor che nella mente mi ragiona. Secondo canto del Purgatorio, incontra tal Casella, suo amico nella Firenze, da vivo, musicista, e Dante era il paroliere, erano i mogoli battisti del XIII secolo. Eh sì, perché e amor che nella mente mi ragiona, era un verso che Dante aveva scritto per una canzone di Casella. Ma perché l'amor che nella mente mi ragiona? Perché ci dice Dante attraverso Virgilio che l'amore spontaneo, l'amore naturale, non è sempre benevolo. Può partire l'amore, ma nel suo tragitto può incontrare delle difficoltà e tramutarsi in un'altra cosa. Quindi ci dice che il libero arbitrio serve anche nell'amore. E Dante, quando riflette su Virgilio, naturalmente, dicendo, tributandogli attraverso un altro trovatore le parole del maestro, tu fai come colui che va di notte, che porta la lanterna dietro a sé non giova, no? Ci dice l'importanza di chi non c'è più. Virgilio non c'è più, è morto 1318 anni prima del viaggio di Dante Alighieri, non c'è più. Dante ci sottende lungo tutto il cammino oltremondano l'importanza di chi non c'è più, quelle presenze che non ci sono più fisicamente con noi, i nostri cari, penso, però che sono una presenza costante nella nostra vita. Ecco, il massimo interprete di questa elegia, e proprio elegia si tratta, si chiamano elegie duinesi del Novecento, è Rainer Maria Rilke. Vi leggo un passaggio che io trovo di una cosa, l'importanza di chi non c'è più. Certo è strano non abitar più sulla terra, non più seguir costumi appena appresi, alle rose e alle altre cose che hanno in sé una promessa non dar significanza di futuro umano. Quel che eravamo in mani tanto, tanto ansiosi non esserlo più, e infine il proprio nome abbandonarlo come un balocco rotto. Strano non desiderare quel che desideravi, strano quel che era collegato da rapporto vederlo fluttuare sciolto nello spazio, ed è faticoso essere morti. Per quanto da riprendere, per rintracciare a poco un po' d'eternità. Ma i vivi errano tutti che troppo netto distinguono. Si dice che gli angeli spesso non sanno se vanno tra i vivi o tra i morti. L'eterna corrente sempre trascina con sé per i due regni ogni età e in entrambi la voce più forte è la sua. Infine, non hanno più bisogno di noi quelli che presto la morte rapì. Ci si divezza da ciò che è terreno soavemente, come dal seno materno, ma noi, che abbiamo bisogno di sì grandi misteri, quante volte da lutto sboccia un progresso beato, potremmo mai essere noi senza i morti? La risposta è no. In un altro podio io ci metto anche Rilke, quello della poesia. Esattamente. Rilke, forse da Dante a Rilke, grazie della presenza, buonasera. Grazie a voi, ma dov'è Romano? È andato già. Ma via. Ci sono i libri qui? Ah, ci sono là, no, lo dico così non per interesse, se ti interessa è unico. Grazie, grazie mille.
Sì, sì, va per un bagno.